L'Africa annaspa nel vuoto di potere. Non era mai successo. Le opere per gli storici mondiali di calcio del 2010, speranza e premio per la sofferenza, naufragano nella corruzione. Stadi e strade, frenati da blackout e appalti bloccati, non saranno ultimati. Sì, ma... Mandela. Mandela, il fondatore della nazione. 90 anni il prossimo 18 luglio. Tace. Non nasconde di essere addolorato e si appella all'unità dell'ANC. Spera di non assistere prima di morire alla liquidazione della sua vita. Morir yo lo di libertà. Ci digante marat masé, bigolo li succede, tlenga un tu fatu mingi don gare. Ni bigolo li utetti, ci melachi in cavella. Ti saluto così. La mia mano fruga nella tasca posteriore dei pantaloni o si infila nella tasca all'interno della giacca, alla ricerca del mio passato, la mia vita, città di Johannesburg. La mia mano si accanisce nelle tasche come un serpente affamato alla ricerca del mio portafoglio sottile, sempre sottile. Mentre il mio stomaco brontola un sorriso amichevole alla fame. Città di Johannesburg, non lo sai? Io ti saluto. Quando me ne vado correndo, quando rientro da te, mi lascio dietro, mio amore, i miei teatri comici, i miei genitori, i miei compagni, la mia polvere sempre in movimento, la mia morte. La mia morte è così legata a me come un battito d'occhi. Città di Johannesburg. Viaggio sulle tue strade nere, bianche, robotizzate, attraverso il tuo pesante alito ferroso che inspiri alle 6 del mattino ed espiri dalle 5 della sera. Città di Johannesburg. È l'ora in cui vengo da te. Quando tutti i fiori di neon nuotano nel tuo ventre elettrico. È il momento nel quale ti lascio, quando i tuoi fiori di neon nuotano e si forgiano un passaggio nella notte che scende sui tuoi alberi di cemento, come ritorno al mio amore, ai miei compagni, alla mia polvere, ai miei genitori, alla mia morte, là dove la morte si acquatta nell'oscurità come una lama di coltello nella carne. Io sento le tue radici che si ancorano nella mia forza, nella mia debolezza, nella mia carne, nel mio animo, nel mio sangue. Com'è stata la nostra vita nel XX secolo? È stata la peggiore delle epoche? È stata la migliore? O forse dovremmo unire i due poli opposti sull'esempio di Dickens. Fu la migliore delle epoche, fu la peggiore delle epoche. Le bombe atomiche che distrussero Hiroshima e Nagasaki si ergono a simbolo di un male insuperato. Persino in questo secolo in cui l'uomo ha ucciso o lasciato morire di fame e malattie, più esseri umani che in qualsiasi altro periodo storico.
un male insuperato. Perché la bomba atomica non semina solo morte, ma colpisce i figli dei superstiti, i non ancora nati, con mostruosi difetti fisici e mentali. Un male insuperato di cui siamo tutti responsabili. Abbiamo compiuto progressi spettacolari attraverso scoperte che hanno reso la vita più sopportabile per alcuni e più piacevole per altri. Abbiamo debellato numerose epidemie e alleviato molte sofferenze grazie ai nuovi farmaci. Abbiamo risuscitato i morti, nel vero senso della parola, prendendo gli organi vitali dai defunti e impiantandoli nei vivi per continuare a farli funzionare. L'insieme delle telecomunicazioni, computer, fax, posta elettronica, telefono cellulare, ha accelerato lo scambio di informazioni attraverso la parola scritta e orale. Abbiamo costruito torri che penetrano le nubi. Abbiamo alleggerito il fardello degli operai, delle casalinghe, mediante macchine programmate per svolgere mansioni pesanti. Con altre macchine abbiamo portato in ogni casa la musica e le immagini in movimento. Siamo il secolo i cui abitanti, nel breve arco di una vita, sono passati dall'abitudine di salire su un carro trainato da cavalli a quella di imbarcarsi su un aereo con altrettanta disinvoltura. Il primo a guardare il mondo da 10.000 metri di altezza, la sfera celeste, dal regno degli angeli. I pittori futuristi italiani dei primi decenni della nostra epoca hanno immaginato questo mondo, che adesso è il nostro, come un universo di auto lucenti che turbinano libere per le strade, aerei che ronzano come api felici raccogliendo il nettare di una nuova era, grattacieli e arcobaleni in un cielo radiosamente limpido. Abbiamo condiviso la loro innocente ignoranza di fronte all'inquinamento. Anche a noi, come a quegli artisti, è mancata la visione realistica del futuro. Abbiamo compiuto numerose conquiste, ma non sempre abbiamo saputo mantenere sotto controllo i nostri intenti. Ma la nostra è l'era dell'impazienza, che non attende nulla con ansia, lo vuole subito. Si aspetta di averlo e lo ottiene, sempre che la tecnologia possa fornirglielo. La tecnologia poi ha determinato una ridistribuzione del privilegio intellettuale e cambiata l'idea di cultura, è ovvio. L'uso di massa inevitabilmente produce trasformazioni, tuttavia la trasformazione culturale predominante è stata determinata dalla televisione. Già, la televisione. La televisione ha alterato la percezione umana, ha modificato gli strumenti della conoscenza, i mezzi per rimanere in contatto con il mondo. Dei cinque sensi, oggi la vista è il principale, l'osservazione è la forma più importante di comprensione, nonostante il sonoro è dall'incessante flusso di immagini televisive che il bambino, il giovane e persino l'adulto e l'anziano costruiscono la realtà. Attraverso la televisione noi assistiamo ogni giorno ad una rivoluzione di ciò che ha senso nella nostra vita. Sì, ma quali sono i fattori, gli eventi cruciali che oggi influenzano la nostra vita quotidiana? Che cosa influenza voi e me oggi? Immergete il dito in una sostanza scura e viscosa e scrivete sulla finestra del nostro mondo petrolio. Il petrolio è legato al nostro tempo da un rapporto nefasto. È il perché di molte guerre dei nostri giorni, dell'enorme profitto di chi quelle guerre alimenta in tutti i sensi,
a dispetto delle sanzioni imposte dai trattati internazionali. I paesi democratici rimangono indifferenti di fronte a regimi repressivi da cui dipendono per il petrolio. Gli orrori del regime nigeriano in questo stesso decennio hanno potuto perpetuarsi quasi indisturbati fino al novembre del 1995. Uomini, donne e bambini muoiono per il petrolio, senza nemmeno saperlo. Ciò che ha acceso le lampade facendo uscire dal buio i nostri progenitori, ciò che ha alimentato le macchine e riscaldato le case nei tempi moderni, questo elemento benefico è l'origine diffusa di molti conflitti sanguinosi. Abbiamo dato per scontato di poter agire senza conseguenze, calpestando i monumenti, seducendo le persone. Siamo diventati mercenari dello sfruttamento morale mascherato da libertà. Parti, salta sul prossimo aereo, senza curarti di quello che hai spezzato o di ciò che, spezzato dentro te stesso, ti stai portando via. Il nostro secolo è stato senza dubbio il secolo nel corso del quale, in un lasso di tempo più breve che in qualsiasi secolo passato, ha avuto luogo un progresso senza precedenti nella tecnologia e nella conoscenza dell'intelligenza umana. La conclusione è che l'umanità non ha saputo dominare le proprie conquiste prodigiose. Ormai quello che è fatto. A questo punto, la nostra ultima conquista potrebbe consistere nell'impegno ad assumere, all'interno dell'incessante avventura dell'uomo, il controllo delle nostre conquiste, ponendoci domande sincere e riflettendo sulla verità di quello che è stato vissuto, di quello che è stato fatto. Non esiste un'altra base su cui fondare il XXI secolo, se si vuole avere una possibilità di renderlo migliore del precedente. E ora è giunto il momento di dire a voi, che mi ascoltate a 7.000 chilometri di distanza dal Sudafrica, che su questo terreno incerto, insieme a me, ci siete anche voi. Nel ricco paese capitalista che è il Sudafrica, rimpinzato di capitali occidentali, ogni anno 50.000 bambini neri muoiono di malnutrizione, mentre l'Occidente osserva misericordiosamente che gli stati comunisti non sanno fornire ai propri popoli carne e burro. Nei due ultimi decenni 3.000 africani neri sono stati strappati dall'ambiente in cui hanno vissuto, dalle loro case, dal loro lavoro, e trapiantati in zone aride, sottosviluppate per volere di un governo bianco che gode dell'appoggio del capitale occidentale. È difficile spiegare ai sudafricani neri che le forme del capitalismo occidentale stanno evolvendo verso una nuova giustizia sociale. Qualunque cosa l'Occidente abbia fatto per noi, malgrado il suo grande potere, la sua influenza, essa ha fallito e continua a fallire quando si tratta di fare lo stesso per noi. Fateci vedere un capitalismo alternativo, che dall'esterno faccia qualcosa per una maggiore giustizia nel nostro paese. Gli esseri umani crederanno sempre alla possibilità di una vita migliore costruita da loro.
Ma è mai possibile che non si possa realizzare un socialismo senza orrori? In questo interregno in cui coesistiamo, la sinistra americana deve trovare insieme a noi del terzo mondo, esempio vivente del fallimento del capitalismo, l'illimitata ostinazione a credere e a lavorare per la possibilità di una sinistra alternativa, una democrazia, senza terrore economico o militare. Quando ero giovane era la bandiera rossa e non la statua della libertà che chiamava tutti a raccolta per reclamare pane e giustizia. È impossibile dimenticare come potremmo vivere se solo trovassimo il modo. Noi dobbiamo continuare a essere tormentati da questo ideale. La possibilità di quell'ideale deve essere sempre lì perché i popoli possano metterla in pratica. Ovunque nel mondo, dove non è mai stata usata, dove è sempre fallito, è necessario ricominciare ogni volta da capo. È necessario ricominciare ogni volta da capo. Il mio popolo sarà aggrappato a un'alba. Saremo faccia a faccia con il sole. Ci lasceremo dietro tanti morti, pazzi, feriti, tante cose insensate. Avremo cancellato l'apartheid. Come ci stringeremo la mano? Come ci abbracceremo quel giorno? Quali saranno le nostre prime parole? Noi oggi siamo alla ricerca di quelle parole, smarriti, confusi, ma aggrappati a un'alba. Wake up, send up Africa. Come on, so papa. Come in the dawn of dawn. Lubarenga am, lubarenga man. Manula na peni. Imagine it's your wealth. Imagine it how you deem. Sekulji atuna, sekere istuwa. Manula deni, say wake up, say fetch, teranga say drum. Manula deni, imagine this is your way.